Ciao Bettes.it, siamo sempre al Torino Film Festival, edizione numero 36. Eccoci qua, Rita Hayworth che salta, TFF 36, Torino 2018. Questo è l'accredito e purtroppo fra poco me ne andrò, però per adesso finché ci siamo ci divertiamo come pazzi. Devo subito scusarmi per il primo refuso clamoroso, me lo sono ricordato mentre stavo a vedere Mandy, il film che fra poco alla Giallini, il film che fra poco vi recensiamo. Mentre vedevo Mandy ho pensato, cazzo, l'ennesimo refuso, quindi mi scuso. In Wildlife di Paul Dano, ovviamente Carlo Delle Piane non era nei soliti ignoti, ma era in Guardie e Ladri, dove faceva già il bambino con la faccia da 75enne. È sempre di Mario Monicelli, ma è un altro film, va bene? Oh, quindi mi chiedo scusa. Un mio fan sconsiderato mi ha scritto una volta: Alò, tutti i tuoi refusi sono voluti perché tu in questo modo vuoi raccontarci l'importanza della sconfitta dell'errore di Terry Gilliam in contrapposizione alla poetica orrida del perfezionismo nolaniano. E io voglio ringraziare molto questa persona perché è un'idea geniale che un giorno cercherò disperatamente di rivendere come vera, ma in realtà i miei refusi sono solo frutto della mia ignoranza, della mia mancanza di professionalità e della mia idiozia. Però che bella questa idea, che fossero tutti veri, che fossero tutti fatti apposta per dimostrare l'importanza dell'errore. Vabbè, comunque, no, invece io rosico moltissimo quando Bernie soprattutto mi scrive: Però poi dopo, tipo 2 anni dopo, penso che sia giusto perché sono un coglione ed è giusto che sia pieno di errori questa cosa, perché non esiste niente se non l'errore nella vita. Ma esiste anche l'orrore che capita a questa coppia che vive nei boschi, vivono vicino a Crystal Lake e già il rimando è a Venerdì 13, siamo nel 1983 e già il rimando è agli anni 80. La coppia è Nicolas Cage e Andrea Riseborough. Ce li ricordiamo bene tutti e due. Lui, vabbè, è una leggenda. Lei è più giovane, ma l'abbiamo amata moltissimo in Birdman e non solo, anche in Oblivion. Era figa. Andrea, sono una coppia buffissima. Vivono nei boschi. Già il film è figo perché parte con Starless dei King Crimson. Ed è un film che ha a che fare molto con la musica. Con la musica heavy metal, è una sorta di fantasia erotica di un uomo che sogna una donna che indossa, come indossa la Mandy del film Andrea Riseborough, le magliette dei Black Sabbath, dei Motley Crue. Infatti il film si apre quasi con una bellissima preghiera, con il font che piace molto ai metallari, font proprio metal rosso, c'è molta cura nel dettaglio in questo film. E quindi è un film su una fantasia di un uomo che ama una donna metallara, che è Mandy. Mandy è stupenda, ha le cicatrici come la Maria di Il vizio della speranza di Edoardo De Angelis. Ci piacciono queste donne, che sa che gli è successo qualcosa di brutto come alla meravigliosa Maria del vizio della speranza. Vivono nei boschi, sono Nicolas Cage e Andrea Riseborough. Lei è l'artista della coppia, lui va a sega gli alberi, lui sembra molto Joe di David Gordon Green, dove era un lavoratore, e poi a un certo punto irrompe l'orrore. È una sorta di rape and revenge al quadrato, più film con l'LSD, più revival degli anni 80, ma anche omaggio ai filtri rossi, blu, verdi, gialli del Corman degli anni 60, dei racconti di Poe, ma anche di The Trip, il film di Roger Corman sull'LSD. E si prenderà molto LSD in questo film, si prenderanno molti allucinogeni, e quindi lui, assumendo il regista di cui fra poco parleremo, assume il punto di vista a volte di chi ha preso queste sostanze, un po' Mandy, un po' anche Nicolas Cage. Mandy e Andrea Riseborough, Nicolas Cage, come si chiama il personaggio che poi lo chiamano per nome a un certo punto, Red. E chi è il regista? Panos Cosmatos è il figlio di George Pancosmatos, è il figlio di quello di Rambo 2, è il figlio di quello di Cobra, ed è il figlio di quello di Tombstone. Cobra è un film amatissimo da Tarantino. Questo è un film che ama moltissimo Tarantino. Sembra una fantasia di Tarantino quando Tarantino non si controlla, e a volte non si controlla, per me, come in The Hateful Eight, che è un film molto fuori controllo. Altre volte si controlla di più, come in Grand House, che è stato un floppone. In realtà è uno dei film più belli che ha fatto recentemente insieme all'amicone Rodriguez, diviso in due con i finti trailer. Questo sembra un finto trailer andato un po' troppo per le lunghe, però piace molto ai cultori della stranezza e soprattutto del revival degli anni 80. Perché ci sono tante immagini, c'è la motosega di Non aprite quella porta, c'è il rimando a Venerdì 13, è il riser di Clive Barker,
La casa, moltissimo c'è, la casa 2, l'armata delle tenebre di Sam Raimi, quindi sì, va dagli anni 60, facciamo che è tutto un frullatone, anni 60, 70, 80, e alla fine c'è il culto di Charlie Manson che fra poco tornerà con Tarantino soprattutto, che aspettiamo, ma sta arrivando da tutte le parti Manson, c'era anche in Sette sconosciuti a El Royale, si stanno facendo moltissimi film menzoniani, qui c'è una setta menzoniana con uno che è proprio più menzoniano di Manson, cioè come Manson è un rosicone, un piccolo ignobile rosicone che voleva sfondare nella musica e non ci è riuscito come Manson e quindi è diventato un guru, va in giro con questi Children of the Down, capita, è un film un po' così, va preso un po' così, capita addosso a questa coppia che vive teneramente nel bosco, cullandosi nel loro amore con Nicolas Cage che va a segare i rami e lei che fa le copertine e fa la grafica fighissima per cose fantasy per cose heavy metal. Ovviamente sapete che gli immaginari e i mondi si sono sempre molto cercati. E a un certo punto diventa tutto un film Rape and Revenge di vendetta, dove la seconda parte mi ha dato molto fastidio perché è un po' troppo autoreferenziale e infantile e nerd per quanto mi riguarda, però è anche facile, insomma, facilissimo tutte le cose che fa Nicolas Cage nella seconda parte, arrabbiatissimo. È anche tremendamente lungo, però ovviamente l'ho visto con piacere e capisco che per un pubblico molto giovane possa essere il massimo della perdizione e dell'estremismo. In realtà è un film anche molto bambinesco e penso però che Panos Cosmatos, che sembra un incrocio tra John Milius e Guillermo del Toro, se lo vedete fisicamente, superata un po' questa fase iniziale di sbigottimento a tutti i costi, potrebbe avere una bella mano. Sono belli i momenti più extra violenza, sono belli i momenti iniziali, è bello il ritmo all'inizio, poi questa dilatazione costante anche alla fine mi ha dato un po' fastidio. Interviene pure Bill Duke. C'è pure Olwen Fuore, che abbiamo visto come strana segretaria nel Ministero della Magia francese alla fine, se ve lo ricordate, dei I Crimini di Grindelwald. E poi altri attori che non lo so, è un film veramente molto molto fiero di essere se stesso e questo, diciamo, può essere un errore, visto che abbiamo aperto questa videocensione con il culto degli errori, tra cui i miei errori e i miei refusi, che ci sono sempre, non mi abbandoneranno mai. Mandy, Panos Cosmatos, Panos, datti una regolata che magari in futuro puoi fare un film non solo proprio per i nerd quarantenni o i nerd ventenni, che so i peggio, che sognano gli anni 80 che non hanno mai vissuto, che è un po' una follia dalla quale spero che uscirete prima o poi. E come spero che anche Vanos possa un giorno fare un film un po' più largo, un po' più aperto anche ad altre persone. Nicolas Cage e Andrea Riseborough, la prima parte è tutta su Andrea, che è molto tarantiniana come ragazza, il film è un po' una fantasia sulle metallare che amiamo, come font, come rimando, come tutto, che è il personaggio di Mandy, e poi c'è Nicolas Cage, perché uno dice: ma che, c'è un film con Nicolas Cage è calmo? No, infatti la seconda parte c'è Nicolas che dice: oh, ma le volete dare la possibilità di fare le facce mie? Ciao Bad Taste, Mandy, un po' troppo faccine, un po' troppo autoreferenziale per i miei gusti, ma vediamo che cosa succede a Panos Cosmatos nel futuro. Ciao Bad Taste!